Sono 10 giorni che sta piovendo, ragazzi, veramente un disastro allucinante. Capisco che da queste parti aspettavano la pioggia come se non ci fosse un domani, però fatto sta che noi qui piove. E da un lato le cose vanno come devono andare, questo l'abbiamo sempre detto, perché dovevamo fare dei lavori su pacchino, e quindi abbiamo preso un appartamento. Ed è cascata a fagiolo, perché come siamo entrati il giorno dopo ha cominciato a piovere. E però è anche vero che alcune aziende ci hanno mandato un bel po' di accessori da recensire, e di questo noi siamo assolutamente super contenti, perché di questi accessori questi accessori sono un po' il top di gamma di quello che c'è in commercio, e di questo noi siamo molto contenti. Però purtroppo sì, è vero che sono accessori da outdoor e quindi andrebbero testati e recensiti all'aperto, però a un certo punto io e la Sciura Moira, visto che la roba che ci hanno mandato è veramente tanta, abbiamo deciso di fare, allora nel mentre così facciamo un bel unboxing un po' di tutto quello che ci hanno mandato, e poi dopo ogni singolo prodotto lo testeremo sul campo e faremo poi una recensione dedicata a ogni singolo prodotto. Però è giusto anche perché, ragazzi, siamo sotto Natale. Magari qualcuno voleva togliersi lo sfizio di comprarsi un accessorio professionale, perché quello che vi facciamo vedere oggi, ragazzi, non sono accessori un po' alla buona, sono i migliori accessori nel loro campo, e quindi state ben sicuri che è quello che vi presentiamo oggi. Noi sappiamo già cos'è, quindi io sono molto elettrizzato, perché alcune di queste aziende le ho contattate io, e quindi sono stracontento che hanno accettato di mandarci i loro prodotti. Prodotti che miglioreranno e cambieranno la nostra vita on the road, questo lo dirò sempre. Tutto quello che noi recensiamo è tutta roba che poi noi usiamo, useremo e che vi daremo poi comunque un responso nell'arco del tempo. Quindi faremo questo mega unboxing, così vi faccio vedere quello che ci hanno mandato, e poi verranno i video dedicati per ogni articolo. Il tempo qui fa schifo, io poi sono una persona molto meteoropatica, quindi quando il tempo è così, sì, un po' di depressione mi assale, però è anche vero che sono chiuso in casa, quindi comunque sono al riparo, e oggi apriamo un po' di pacchi, quindi diciamo che non sono poi tanto così depresso. Accendiamo il fuoco, perché il fuoco ci servirà, e niente, cominciamo ad aprire pacchi. Benvenuti, ragazzi, nell'angolo del Frank. Oggi unboxing veramente mega, infatti il titolo è Mega Unboxing. Come ho detto all'inizio, l'intro del video, volevo cominciare il video un po' in modo diverso, però sostanzialmente le chiacchiere stanno a zero. Qui piove già da 10 giorni e ho troppa voglia di testare questi prodotti, ho troppa voglia di aprire pacchi, perché ce li ho fermi qui praticamente da una settimana, e quindi ho detto tagliamo la testa al toro, facciamo un mega unboxing con tutti i prodotti. Come ho detto prima, alcuni li abbiamo contattati noi, alcune aziende, invece ci hanno mandato di loro stessa volontà i loro prodotti, quindi di questo siamo molto contenti. Ringraziamo tutte le aziende che costantemente ci contattano per pubblicizzare i loro prodotti, perché sostanzialmente, ragazzi, questa non è altro che pubblicità. Dovete capire che per un'azienda, comunque vada, creare un prodotto funzionale, professionale, tutto quello che volete, e non riuscire a venderlo, non riuscire a farlo arrivare al determinato cliente, non ha senso, perché sostanzialmente, ragazzi, potete creare il miglior prodotto del mondo, ma se non lo fate vedere a chi è interessato a comprarlo, non lo venderete mai. Ecco che entrano in gioco i canali YouTube, perché spesso io sento molte persone che scrivono nei commenti: marchette, è su e giù, tutto è un lavoro, è un business, l'abbiamo sempre detto, YouTube è un lavoro per noi come lo è per molti YouTuber, ma poi è anche uno scambio tra noi e le aziende ci mandano i loro prodotti, noi li testiamo,
Poi il nostro canale, anche quando ci hanno mandato un prodotto non funzionante o scadente, l'abbiamo sempre detto. Però è anche vero che nell'arco di questi 2 anni e mezzo abbiamo cercato di scegliere con chi collaborare e se collaboriamo con aziende, lavoriamo solo con aziende leader nel proprio settore. Ed è questo poi l'esempio lampante. I prodotti che sono arrivati sono prodotti top di gamma per quanto riguarda queste aziende, quindi mi raccomando, state attenti. Io comincerei, adesso li metto tutti quanti sul tavolo, eventualmente poi decidiamo da cosa cominciare e poi dopo, ripeto, faremo un video dedicato per ogni prodotto. Allora, io comincio, vabbè, vediamo questo qui grosso, è un po' pesante. Questo qui, ragazzi, ce lo manda la Petromax. Poi dopo, quando apriamo il pacco, vi dirò anche chi è. La Petromax comunque l'avete sicuramente già vista sul nostro canale, perché spesso quando cuciniamo sul fuoco li abbiamo menzionati. Pacchetto piccolo, Agawa. Qui abbiamo la SR, dopo vedete cos'è. Qui abbiamo la Top Down. Qui abbiamo la Cuedo, azienda con cui abbiamo già avuto i loro prodotti. Per ultimo, ma non meno importante, quest'ultimo pacco che ce la manda la Silky, questo prodotto giapponese. Io direi di cominciare da quello più grande. Allora, coltello, cinghiettine. Questo qui c'erano Maxi e Mila che già lo stavano adocchiando, perché come ho detto prima sono 10 giorni che ce l'abbiamo in casa e lo stavano rosicchiando un po' da tutti gli angoli, e anche per quello ho detto alla Shura Moira, dobbiamo assolutamente aprire i cartoni. Allora, che roba, ragazzi, qui abbiamo, guardate qua, per riparare dagli urti, vabbè, mettiamo tutto giù. Guardate che roba, ragazzi, spettacolo. Tiriamo fuori tutto e apriamo i pacchettini. Questa qua, questa è bella pesante, ma molti di voi sicuramente avranno già capito chi è la Petromax, cosa fa, cosa non fa e perché. Mamma mia, quanta roba ci hanno mandato. Che figata, non ci credo. Vabbè, adesso dopo la vediamo insieme, dai. Come vedete, ragazzi, che è questo, che stiamo aprendo insieme a voi. Allora, qui abbiamo preso tutto. Allora, ragazzi, prima questo barattolo qua, forecast, ok, questo qui è per preservare la patina. Questo qui si mette praticamente sulle pentole quando si ripongono per tenerle curate. Vi anticipo già che sono comunque pentole in ghisa. La Petromax fa pentole, pentolame, padelle, fa tutto quello che riguarda la ghisa. Perché questo? Noi li abbiamo contattati quasi 1 anno fa. Perché cucinare sul fuoco, cucinare sulla brace, abbiamo usato le nostre pentole, quelle normali. Però neanche a dirlo, si sono rovinate, si sono sporcate, alcune si sono rotte. E dovevamo già organizzare, diciamo, una collaborazione 1 anno fa, poi dopo non si è fatto più niente, noi siamo entrati in Marocco, quindi. E invece adesso ci siamo ritrovati e vabbè, cominciamo con questo prodotto per preservare la ghisa. Adesso vi ripeto, io non ho mai avuto pentole in ghisa, quindi dovrei imparare. Poi abbiamo queste pinze che servono per prendere, penso, le bistecche, per girarle. Tantissima roba, queste qui, queste qui sono in acciaio, quindi sono veramente buone. Una bella spatola di legno, tutto quanto ovviamente marcato Petromax. Queste qui sono le coperture per la padella e la pentola. Dutch Oven si chiama, adesso non mi ricordo. Comunque poi faremo, ripeto, una recensione dedicata su ogni singolo prodotto e quindi verrà un video a sé. Qui ci metti praticamente le padelle dopo che hai cucinato, perché ovviamente mettendole sul fuoco si rovinano, si sporcano, rimangono unte bisunte, e quindi di conseguenza se le riponi in un armadietto da qualche parte sporcheresti tutto. Questa invece la apri
finisci di cucinare, la lasci raffreddare, la infili qua dentro e non sporchi in giro. Pacchetto numero 1. Ok. Mamma mia, se pesa, ragazzi. Cioè, dal video non potete ovviamente capire, ma questa qui pesa una cifra. Adesso io non so cosa pesa, lo voglio vedere, perché qui siamo secondo me sui 3 kg. No, questa pesa 2,5 kg, ragazzi. 2,5 kg. Tutta completamente in ghisa. Queste padelle, queste pentole, tutto quello che vi faccio vedere oggi, lo potete prendere e mettere direttamente sulla brace. Poi quando faremo il video dedicato vi farò vedere. Questo qui è lo stand, questo è molto figo. Non sapevo neanche che lo facessero, e quando ci siamo sentiti gli ho detto: se me ne mandi uno. Allora, spesso e volentieri, quando voi cucinate sul fuoco, cosa succede? Ci sono alcuni cibi che potete prendere la padella e metterli direttamente sulla brace, perché volete una temperatura bella alta. Viceversa, ci sono alcuni piatti che per ovvie ragioni non potete avere una temperatura altissima, e quindi dovete sollevare la pentola o la padella dal fuoco. Questo qui è uno stand, aspettate un attimo, cerco di capire come funziona. Ah, così, guardate. Che figata. Questo qui lo mettete, immaginate che qui sotto c'è la brace, mettete lo stand e sopra ci mettete la padella. Veramente, veramente tantissima roba, mi piace. Allora, questa qui è la Dutch Oven, che cos'è? È sostanzialmente una pentola completamente in ghisa. Questa l'avevo vista la prima volta da Jari Ghidone, se vi ricordate, su Svezia, e gli avevo detto: ma sta pentola qui, tanta roba, molto interessante. Mi fa: guarda, è della Petromax. È lì che conoscemmo poi il marchio Petromax. Allora, questa qui sostanzialmente è una padella che potete sia prendere e mettere sul fuoco che appenderla, perché c'è il suo gancio per poterla appendere. Qui dentro potete farci stufati, sughi, ragù, potete farci il pane. Perché questo? Per cosa vi dico, faremo poi dopo un video dedicato. Perché voi potete, oltre a mettere la brace sotto, ci mettete il pane per esempio, o una, potete usarla anche per fare le torte, chiudete il coperchio, che è completamente in ghisa anche questo, prendere la brace e metterla anche sopra il coperchio, e quindi avere il caldo, diciamo, la cottura sia sopra che sotto. Questa è tantissima roba. Questi sono prodotti veramente che ci cambieranno la vita, perché li useremo molto. Allora, chiudiamo qua e apriamo il secondo pacchetto. Questo pacco, ragazzi, arriva poco di meno che, ragazzi, dal Canada. Sì, dal Canada. Allora, questa azienda qua l'ho contattata io personalmente, perché vedendo qualche video online dedicati al bushcraft, dedicati all'outdoor, come ben sapete io mi sono approcciato a questo mondo dell'outdoor per ovvie ragioni, perché vivendo on the road sostanzialmente nei boschi e nelle foreste, la legna per noi è fondamentale. Il camino qui in casa per assurdo è sempre acceso. Ora, ci sono diversi modi per fare legna, diversi modi per tagliare la legna. Io, come sapete, ho anche una motosega elettrica, che però negli ultimi tempi la sto usando sempre di meno, perché comunque va da pesa, ingombrante, devi ricaricare le batterie, e una delle cose che desideravo da tempo era un seghetto a mano. Ai tempi, quando avevo 20 anni e facevo il giardiniere, di seghetti a mano ne ho usati veramente tanti. Il problema fondamentale qual è? È che la maggior parte dei seghetti non funziona, veramente duro, si incastrano, non funzionano bene, fanno una fatica allucinante, non tagliano, ci impegna la vita, e quindi non li ho mai presi in considerazione. Però guardando video online ho scoperto questa marchio a galla. Fa dei seghetti pieghevoli, quindi puoi ripiegarlo e metterlo via, infatti come vedete la scatola è veramente piccola, ma quando lo aprite diventa un seghetto a tutti gli effetti, e in teoria sulla carta è veramente tantissima roba. Anche di questo faremo poi un video dedicato sul campo. Come dico sempre, la differenza tra due aziende è: un'azienda può lavorare solo per soldi, mentre ci sono tante aziende che lavorano per soldi e per passione. Quando lavori anche per passione,
tiri fuori prodotti unici. Allora, qui c'è, immagino, le istruzioni. Immagino le istruzioni, qui c'è l'adesivo Agawa, qui c'è il destinatario, questa sarà la bolla, sì, ok. Qui ci sono le istruzioni che adesso eventualmente le guardiamo. Le istruzioni dicono chiaramente come aprirla, perché questa, ragazzi, è un seghetto a tutti gli effetti, solo che quando è richiuso, quando è riposto, praticamente è piccolo così. Io ora dentro c'è già, se non sbaglio, una lama, ok, quindi questa è la lama di ricambio. Cosa molto interessante che leggevo, ah sì, ok, questa qui è una lama di ricambio Sidrain Aggressive. No, questa è una sega molto più aggressiva, perché loro fanno diversi tipi di lame. Come dicevo prima, una delle cose più interessanti di questa lama è che molti seghetti hanno la propria lama di ricambio proprietaria. Cosa vuol dire? Che quando si rompe, quando ormai non funziona più la lama e dovete sostituirla, siete obbligati a comprare la lama del marchio, che ovviamente per ovvie ragioni viene fatta in un certo modo, costa anche diversi bei soldoni. Loro cosa hanno fatto? Hanno progettato una sega con la lama universale, quindi loro fanno i loro ricambi, ma nessuno vi vieta di entrare nel primo ferramenta, gli date la misura della lama, che è comunque standard, e comprare una lama come quello che volete. Per assurdo potete comprare, adesso questa c'ha le lame per il legno, potete anche comprare una lama per il ferro e usarlo per tagliare il ferro, quindi questa è una cosa molto interessante. Allora, si apre in questa maniera, si apre quest'altra, come vedete la lama viene richiusa all'interno, quindi se anche dovete trasportarla, lo potete fare tranquillamente in sicurezza. Potete toccare, maneggiare, metterla nello zaino, non c'è il rischio che vi fate male. Allora, primo step, si apre qui. Secondo step, tirate fuori la lama. Questo qui gira in questa maniera. Ok. E questo qua, vedete, lo incastrate qua dentro. C'è proprio l'incavo. E poi la sega è montata. Ripeto, in video purtroppo certe cose non si possono far percepire, ma è veramente rigida. Io ero un po' titubante perché di questi seghetti ne ho visti veramente tanti molto simili a questo, e si muovono, si tortono, non funzionano bene. Questo è veramente molto ma molto rigido. Come vedete la lama ha questa temperatura sulla parte della lama, e questa qui è molto più aggressiva, quindi in qualsiasi momento tirate via il siger, sostituite la sega, e veramente bella. Questo è il modello Boreal 21, 21 sta per pollici, circa 53 centimetri. Hanno tre modelli, il Boreal 15 pollici, il Boreal 21 che è questo, e il 24 che è più grande. Anche di questo faremo un video dedicato appena smette di piovere. Per chiuderlo non fate altro che tirare la levetta indietro, si allenta tutto, ritornate qui all'interno, questo qua così, ok, ragazzi, figata veramente. Poi comunque lo vedi che è solida, è un prodotto professionale. Pacchettino piccolo, vediamo cosa c'è all'interno, io lo so già. Allora, SRN Knife, è un coltello, vi dico già, un coltello pieghevole. Questo coltello, sulla carta è tantissima roba. Allora vi spiego, la SRN Knife è un'azienda cinese, eccolo lì, io sento già dal dietro delle quinte, ah, oh, no, prodotti cinesi sono scadenti, e va bene, potrei anche darti ragione. Ricordo che i cinesi fanno prodotti scadenti, prodotti medi e prodotti di qualità. La differenza qual è, dove sta? La differenza sta a riconoscere questi prodotti. Questa azienda qua ci ha mandato uno dei loro coltelli da recensire, da testare. Io ho già visto diversi video su questo coltello. È un coltello che sulla carta, ripeto, ma i prezzi non piace dirli perché
Il momento in cui state vedendo questo video, un articolo potrebbe avere un prezzo tra un anno e un altro, però attualmente nel 2022 questo coltello si aggira sui 50-60 euro, quindi parliamo veramente di una cifra veramente irrisoria se paragonata a coltelli da 300-400-500 euro. Però, come dicevo prima, sulla carta è tantissima roba perché chi lo ha recensito ne ha parlato solo bene. Ripeto, adesso facciamo soltanto l'unboxing, poi farò un test sul campo. Qui ne voglio fare uno bello, bello interessante perché voglio veramente capire se è un coltello affidabile, se è un coltello che vale la pena acquistare, perché con 50-60 euro, ragazzi, non è che si acquista chissà che cosa. Questo qui, per esempio, è un Moraklib Cansball. Io lo pagai ai tempi quasi 80 euro, per farvi capire. È un ottimo coltello, però sono 80 euro. Scatolina. Ok. Qui c'è un manuale di istruzioni. Ah, fanno questo attrezzo qui che è interessante. Adesso, vabbè, ripeto, è la prima collaborazione. Loro vedranno noi come lavoriamo, se la cosa funziona o no. Ma qui c'è una pala veramente molto interessante, che è una pala, la classica pala con quelle portatili, che ha veramente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tipo 12, 13 accessori incorporati. Questa può essere interessante da recensire. E allora, qui ci sono tutti i vari coltelli, mi hanno già avvisato che usciranno dei modelli, nuovi modelli, fanno veramente tantissima roba, ma io ripeto, per tutti questi prodotti che stiamo aprendo, in descrizione metto i siti web, andate sul sito, andate a vedere cosa fanno. Allora, via questo, scatola, sacchettino, coltello, io ho scelto la versione rossa perché fanno sia rossa che gialla. Che bello, mi sento come un bambino proprio. Ecco, una cosa che ho notato nei video che ho visto è che la centratura della lama, che per assurdo per un coltello da 50-60 euro pieghevole può sembrare scontato, ma non lo è, la maggior parte dei coltelli non sono centrati, questo all'interno della cassa è perfettamente centrato e questa è una delle prime cose che volevo notare dal vivo. Ed effettivamente, come potete vedere, è praticamente centrato alla perfezione. Allora, linguetta per metterlo al pantalone, che potete metterla sia da questo lato che dall'altro, si sfila e si mette dall'altra parte, ma ripeto, poi faremo una recensione dettagliata. È veramente solido, io volevo proprio, non vedevo l'ora di aprire questo pacchetto perché volevo proprio constatare di persona. Ripeto, faremo dopo un video in dettaglio, adesso era solo per aprirlo, ma veramente fatto bene, ragazzi. Quella clip tirata indietro, sganciate la lama, la filatura sembra veramente interessante, questa la voglio fare subito. Prendiamo scusami Petromax, uso uno dei tuoi cartoni, cioè, anche questa è una cosa che avevo visto nei video, cioè esce di fabbrica già super affilato. Allora, chiudiamo, mettiamolo via e poi dopo passiamo all'altro. Anche qui Maxi e Mila avevano tentato di aprire la scatola a morsi, quindi abbiamo fatto bene a aprirlo. Allora, questa qua è un'azienda che ci ha inviato un loro starter per batterie, che sulla carta anche qui è tantissima roba. L'azienda si chiama Top Don, fa diversi modelli, questo è il modello da 2000 mAh, anche qui, ragazzi, io voglio ripetere, faremo un video dedicato. Il problema è che devo trovare un mezzo con una batteria scarica, perché ovviamente voglio testarlo, però in teoria dovrebbe fare quello che dice. Per quelli che magari non lo sanno, nell'arco degli anni le tecnologie sono migliorate, le batterie sono diventate sempre più piccole. Questo è uno starter battery ufficialmente che fa partire la macchina quando la batteria scarica. Vi sarà capitato sicuramente qualche volta di arrivare la mattina, soprattutto poi nel periodo invernale, andare a girare la chiave, la macchina non parte, la batteria è a terra. Cerca i cavi, comprati il vecchio starter gigante, enorme, pesante, molto costoso. Qui invece, in un pacchetto piccolo, portatile, che può stare sotto il sedile della macchina, avete uno starter. Allora, io qui mi sono visto qualche video di recensione. Top down, ma che bella scatoletta! Noi ne abbiamo già uno,
comprato 2 anni fa, ha sempre funzionato, ci è capitato di usarlo 2 o 3 volte in Svezia, soprattutto quando la batteria era morta, e ha funzionato, quindi mi immagino che funziona anche questo qua. Allora, ma che bello. Allora, qui ci sono tutti i suoi cavetti, è veramente, cioè, è piccolo in confronto a quello che abbiamo noi, è veramente piccolo, fatto veramente veramente bene, gommato sui bordi per prendere le botte. Di qua abbiamo una luce, io mi sono visto un po' di dettagli, ripeto, poi faremo una recensione dettagliata. Se tenete premuto parte la torcia, che non sembra ma fa tantissima luce, così fate lo strobo, schiacciate ancora uno strobo più lento, se schiacciate ancora si spegne. Una cosa da non sottovalutare, che la gente non prende in considerazione, questi starter sono anche da battery recovery. Cosa vuol dire? Che potete utilizzarlo per caricare cellulari, laptop, questo addirittura può caricare un MacBook. Questo magari è un test che quando faremo la recensione dedicata lo farò sicuramente. Qui avete le porte USB da 2 A, poi avete la porta USB da 3 A, poi avete l'attacco, lo inserite praticamente qui dentro, lo accendete, attaccate i cavetti, c'ha tutte le sue sicurezze se invertite i cavi, ma quello poi lo vedremo nel video dedicato. Bello, è fatto veramente bene, non è un plasticone, che quella è una cosa secondo me non indifferente. Bello, mi piace. Passiamo al prossimo prodotto. Allora, ragazzi, quello, adesso la pronuncia io non la so. Chi ci segue dall'inizio saprà che noi abbiamo un po' esportato sul mercato italiano una cabina doccia della Quedo, azienda tedesca che a parer mio leader nel settore. È veramente un prodotto molto ma molto affidabile, lo abbiamo usato per 2 anni, io ci sono passato su in Danimarca purtroppo sulla nostra tenda doccia con la macchina, ho rotto una gamba, non siamo più riusciti a ripararla, e poi usandolo intensamente tutti i giorni per 2 anni i tessuti ormai si sono rovinati. Ma ragazzi, ricordatevi che noi quel tendalino l'abbiamo aperto tutti i giorni per 2 anni, cioè se a noi è durato 2 anni, quasi 2 anni e mezzo, a voi dura tutta la vita. Sistema quick open per aprirlo, che quella è la cosa che veramente fa la svolta di un accessorio, perché se io ho una tenda, un tendalino, un qualsiasi cosa, che però tutte le volte che devo aprirlo devo stare a impazzire, bastone, la corda, questo e quello, non mi cavo più. Dopo c'è il rischio che non li usi, perché noi viviamo in una macchina e una tenda all'aperto. Quindi per noi avere un accessorio che è funzionale in pochissimo tempo, che è già operativo in pochissimo tempo, per noi è fondamentale. Ecco che entra in gioco la Quedo con questa tenda. Sì, questa è una tenda a tutti gli effetti. Uno degli aspetti, diciamo, negativi della nostra vita on the road è che finché il tempo è bello e idilliaco va sempre bene, ma non è così, perché su 365 giorni all'anno, ragazzi, l'80% il tempo fa schifo, o c'è tanto vento o fa freddo o c'è troppo sole o è questo o piove. Ragazzi, avete visto 10 giorni di pioggia, immaginate di avere un camper, vivete la vita on the road in un modo, immaginate con un tempo del genere a vivere in una tenda e in una macchina. Questa tenda è una tenda a tutti gli effetti, dove ci servirà per ripararci, dove ci servirà da aprire in pochissimo tempo. Ovvio, questa adesso apriremo soltanto la scatola, ve la farò vedere esternamente perché è grande. Questa misura 2,60 m x 1,70 m di altezza, quindi è una tenda veramente importante, che però con il sistema Quick Open si apre in esattamente un minuto scarso. Quindi potete immaginare che noi arriviamo in un luogo, c'è vento, piove, c'è umidità, tiri fuori la tua borsettina, la apri in 60 secondi e sei al coperto riparato. Questa ci cambierà veramente molto la nostra vita e sinceramente non vediamo l'ora di provarla. Appena il tempo ci dà tregua, usciamo e la apriamo. Ma anche per questa faremo un video dedicato. Allora, scatola, coltello, allora. Io non sono bravo ad aprire le scatole, una roba incredibile. E uno dice, vabbè, tutte le scatole che hai aperto, no, non imparerò mai. Questa l'abbiamo scelta ponderatamente, questa tenda qui,
Ce ne sono, ok. Peso 12 kg, 11-12 kg, quindi non è tantissimo, via il cartone. Come vedete l'ingombro è veramente piccolo, misura un metro e qualcosina, pesa 10 kg, 11 kg, quindi è molto leggera ed è comunque all'interno di una sacca molto più interessante a livello di grammatura in confronto a quello che avevamo prima. La cabina doccia, ovviamente i tessuti erano molto più piccoli, molto più leggeri, qui parliamo di tessuti molto, molto migliorati. Si apre, questa è veramente tantissima roba, sigillo di qualità, ok, anche di questa vi metto il sito in descrizione, qui ci sono i picchetti, c'è dentro tutto, ma poi tessuti è un'altra cosa. Shura Moira che è regia, con questa abbiamo svoltato. Ora ripeto, non sto qui ad aprirla perché va aperta, ma questo lo vedremo poi nel video dedicato, però questo è uno degli accessori che fortemente volevamo e fortemente abbiamo ricevuto. Bella, mi piace, tessuti, poi vi spiegherò anche 4000 mm quadrati, ha veramente una resistenza all'acqua impressionante, una volta montata e picchettata resiste a venti. Non vorrei dire bugie, ma io ho visto un video dove loro hanno aperto la loro tenda e messa davanti a un ventilatore enorme a 100 km all'ora e la tenda era ancora a posto, quindi, però mi piace molto. D'accordo, passiamo al prossimo. Tac! Allora, quanti di voi desiderano o sognano un giorno di vedere il Giappone? Penso tanti. Io e la Shura Moira siamo quelle persone che desiderebbero prima di morire di vedere il Giappone. Visto che attualmente non possiamo vederlo, abbiamo portato il Giappone qui da noi. Questa azienda, Silky, è una delle aziende leader nel settore di seghe. Sì, questa qui è un seghetto a mano, che sulla carta è veramente tantissima roba. Questo seghetto, ragazzi, se lo combatte con il modello Hagawa. Quindi state molto attenti quando faremo poi dopo il video dedicato a uno e l'altro, perché ho intenzione di fare un video dedicato per l'Hagawa, un video dedicato con questo e poi una comparativa, perché sono veramente i due prodotti in cima alla piramide per quanto riguarda i seghetti a mano. Questo è prodotto in Giappone, ha una storia importantissima, parliamo che i primi seghetti sono stati fatti nel 1919, ripeto, poi nel video di recensione dedicato lo vedremo insieme. Apriamolo, questo è un modello particolare, un modello di nicchia, perché la Silky fa seghetti con manici in plastica e via dicendo. Questo è un modello outdoor, molto esclusivo, ma come dico sempre, noi di Italian Family Overland non siamo un canale come gli altri. Quindi, quando dobbiamo fare le cose, le facciamo bene. Che bello, io non vedevo l'ora di aprirlo. Non vedevo l'ora di aprirlo. Allora, prima scatola. Ha detto che ci avrebbero mandato una sorpresa. Shura Moira, ma come si ride la Shura Moira, eh? Tazze per il caffè. Marchiate Silky. Io questo... vorrei aprire e chiudere una parentesi, lo faccio presente anche alle aziende italiane. Queste qui arrivano dal Giappone, la Gawa arriva dal Canada, la Quedo arriva dalla Germania, questo arriva di là, questo arriva di là. È una roba assurda, ma veramente assurda, che quando invece contatti un'azienda italiana, che noi italiani comunque in alcuni campi siamo leader nel settore, non ti cagano di strisce, ma io non riesco a capire. Questi ti mandano da tutto il mondo prodotti professionali e ti fanno poi anche delle sorprese molto molto gradite. Grazie Silky. Pronti? Siete pronti? Allora, questo è un modello Big Boy 2000 Outback. È il modello di punta del marchio Silky. Come detto prima, sono prodotti in Giappone, proprio ragazzi in Giappone, c'è il giapponese che è seduto, che ti fa la lama, te la fila, te la tempra. Faremo poi, ripeto, anche di questo un video dettagliato, quindi non voglio entrare nel merito, però voglio aprirlo perché non vedo l'ora di aprirlo,
sono molto molto esaltato, via. Made in Japan, cioè ragazzi, ve lo scrivono anche sulla scatola. Shurasiki, io non sono bravo ad aprire i cartoni. Apriamo direttamente così alla buona. Allora, qui abbiamo la sega, qui abbiamo, apriamolo. Fa veramente tantissimo belli, anche qui trovate il sito, il link in descrizione. Andate a farvi un giro. Allora, seghetto, queste saranno, penso, delle istruzioni, ok? Avvertenza, perché comunque è un seghetto e fa male, taglia. Borsettina per riporlo via, questo è importante perché cosa fate voi? Prendete il seghetto una volta che avete finito di lavorare, sarà sporco, unto e bisunto, quello che è, lo infilate dentro la borsettina. Allora, borsettina, qui abbiamo, questo penso che sia la bolla, ok, perfetto. Qui c'è, scritto a penna, guarda, enjoy your new silky outback saw and mox. Team Silky Europe, grandissimo. Perché questo arriva dall'Europa, perché in Europa hanno un magazzino. Che bello, scritto a mano, ragazzi, guardate che roba. Bello, sono quelle cose, quelle piccolezze che ti fanno capire quanto un'azienda enorme, comunque leader nel settore, ci tiene comunque a ogni singolo utente. Qui c'è il catalogo con tutte le lame che fanno. Fanno delle lame rommi, ragazzi, c'è una che si chiama katana, che è lunga tipo un metro la lama, una roba allucinante, tagliate veramente i tronchi, perché io su questo vorrò fare veramente un gran bel test, perché questa taglia veramente di tutto, ragazzi. Allora, tac, non potete capire, non potete capire, questa c'è pure delle diverse posizioni, perché potete usarla da diverse angolazioni, poi ripeto, faremo il video dedicato. Questo qui sembra legno, ma non è legno. E poi, ripeto, nella recensione studierò molto bene il nome del materiale, comunque è una sorta di misto legno, fibra, ha veramente moltissimo, moltissimo grip. Questa è l'unica versione oscurata, perché ha un trattamento particolare sulla lama. E la forma dei denti, il disegno e la piegatura dei denti è un qualcosa di allucinante. Loro hanno inventato, hanno creato e prodotto questo tipo di lama che promette, e io per questo che all'inizio, quando ho parlato anche dell'altro seghetto, li ho usati in passato e non mi sono mai piaciuti. Questo seghetto promette di tagliare tronchi così con il minimo sforzo. Vedremo, sono molto fiducioso, il prodotto comunque è un prodotto solido, ragazzi, non è un plasticone, però vedete, schiacciate su, lo ripiegate, lo rimettete nella sua sacca e lo potete mettere via. Ragazzi, come concludere questo mega unboxing? Lo concludo dicendo, io sono estremamente contento di quello che le aziende ci hanno inviato. Come ho detto all'inizio del video, sono il meglio di quello che il mercato può offrire per quanto riguarda l'outdoor. Per quanto riguarda i seghetti, abbiamo la Kawa e Silky, che sono tutte e due aziende in cima praticamente alla lista, che se la combattono, ma quello poi lo vedremo sul campo. Abbiamo la Quedo, che in fatto di tende e con questo sistema Quick Open è veramente impressionante la velocità e la resistenza che hanno i loro prodotti. Poi abbiamo la Petromax, azienda tedesca, che fa pentole in ghisa da paura e non vedo l'ora di utilizzarla, molto in mente, c'è una moira, stasera ci cuciniamo qualcosina. E poi comunque abbiamo anche questo starter da testare, lì devo trovare una batteria morta, magari vediamo, ci fermiamo da qualche meccanico, chiediamo se hanno una macchina appiedata. E poi il coltello della SRM, che anche quello non vedo l'ora di provare. Mi spiace tantissimo non aver potuto fare questo unboxing into the wild, però purtroppo il meteo è quello che è. Però mi sembrava giusto dare comunque un contributo a queste aziende che ci hanno mandato i loro prodotti e che, come loro, anche io scalpitavo dall'aprire i loro pacchetti. E poi, come ho detto prima, se stavano a magnare i gatti, quindi tanto è aprire i cartoni. Vi ricordo che per ogni prodotto che avete visto farò un video dedicato, adesso appena il tempo migliora. Spero che il video vi sia piaciuto, trovate i link in descrizione, quindi per qualsiasi informazione, domanda o dubbi, o le scrivete nei commenti o andate sui siti dei vari produttori. Ci vediamo al prossimo video, mi raccomando, iscrivetevi al canale, mettete un bel mi piace
e ci vediamo al prossimo video. Ciao!